grazie per essere qui e buonasera a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a questa seconda puntata della quarta edizione di Musica Stretta, Musica Stretta Live. Per chi non conoscesse il format, ormai è nato già qualche anno fa durante il primo lockdown, quando insomma le officine culturali, in particolare la Fonoteca, si sono dovute un po' reinventare perché non erano più possibili gli eventi in presenza, quindi si sono reinventate prima in un formato esclusivamente digitale e poi piano piano questo format si è evoluto ed è diventato un po' una rassegna in presenza con dei contributi comunque sempre digitali, con un'integrazione un po' tra i due temi. Ogni serata ha un ospite che suona di solito, è un musicista, ma che ha anche una storia interessante da raccontare. L'ospite di stasera è Davide Ambrogio. Meglio dopo che magari scambiamo due chiacchiere insieme, però penso che il modo migliore forse per iniziare, lo avete sentito già un po', avete avuto un assaggino, ma il modo migliore forse per presentarlo davvero è dargli lo spazio di fare un pezzo. Grazie. E vedere un po' dove ci porta. Grazie. A te, Davide. Maggiore del resta.
proviamo a prenderci qualche minuto per fare due chiacchiere e sì, conoscerti un po' meglio, perché di sicuro hai una storia molto interessante da raccontarci. Quando abbiamo sentito subito la tua musica, una delle cose che ci ha colpito di più sicuramente è stato che, nonostante la tua giovane età, sì, perché siamo quasi coetanei, sì, quindi 32, sì, sei 32. Giovane, ok, quindi sennò è un casino. Nonostante comunque tu sia un ragazzo estremamente giovane, sicuramente utilizzi anche degli strumenti tradizionali, oltre a qualcosa di più tecnologico e digitale. Per cui una cosa che ci siamo chiesti è: chissà che percorso ha fatto per arrivare a questa combinazione, no, di strumenti più tradizionali da un lato, più contemporanei dall'altro. Non so, ti sei avvicinato subito alla musica con, non so, con la lira, con le percussioni, o c'è stata una crescita anche? In realtà sono figlio del rock, come tante persone, diciamo. Passione del pubblico. Allora, intanto buonasera un'altra volta, sono felicissimo di essere qua. E niente, dico sono figlio del rock perché poi ho scoperto che nella mia famiglia zio e zie cantavano, poi ho scoperto anche che mia nonna cantava molto, però all'inizio, sono sincero, il primo approccio con la musica è stato un gruppo hard rock / metal armeno che si chiamano System of a Down, un gruppo statunitense. Io mi ricordo questa sensazione. Avevano regalato delle cuffie a mio fratello a casa, io le ho rubate in un secondo, erano delle cuffie Bluetooth tipo 20 anni fa, e lui aveva questa playlist, io ho sentito questo pezzo e sono impazzito, cioè io ero una persona normalissima prima, giocavo a calcio, avevo una ragazza, cioè, giravo per il paese, da quel momento sono diventato completamente, si può dire, stupido seguendo l'etimologia del termine, cioè mi stupivo di tutto rispetto alla musica, quindi ho chiesto a mia madre il piacere di comprarmi una chitarra elettrica. E il problema è che dopo quella chitarra ho sviluppato un disturbo che si chiama GAS, che è per l'acquisto compulsivo di strumenti musicali, quindi sono arrivato a quota c'è qualche persona a quota 90, fino a quando la mia ragazza mi ha detto: o la smetti con gli strumenti oppure finiamo questa relazione, perché la casa nostra è di 40 metri quadri, quindi diciamo non entravano tutti insieme. Però hai trasoccato poi questa cosa? No, in realtà ho affittato uno studio per mettere gli strumenti, questa è stata la soluzione. Però qual è il legame? Diciamo, poi alla fine ho scoperto che c'era un filo dal metal alla musica tradizionale. Io vengo da un paesino in Aspromonte, quindi Reggio Calabria, Peggio Calabria la chiamano alcuni, in sud, profondo sud, in una collina, il paese è abbastanza brutto causa abuso edilizio ovviamente, però c'è una montagna davanti, una distesa, sono cresciuto lì. Mentre io stavo con le cuffie e suonavo con queste robe un po' rock, poi sono passate le Zeppelin, un po' rock and roll, tutto il blues, mi sono accorto a un certo punto che io stavo a casa con le cuffie e suonavo nella mia stanzetta, e in strada succedevano cose, e mi sono chiesto: ma che cosa fanno queste persone? Che erano i miei paesani. Il paese conta 400 abitanti, quindi è una, diciamo, due palazzi a Roma. E scendendo in strada ho scoperto un mondo clamoroso, che è quello della musica tradizionale, degli strumenti. Ho scoperto la lira calabrese, questa, diciamo, è una lira che viene da Creta. Però c'è questa cosa incredibile, che solo nell'area ionica della Calabria. Mi metto così se non mi fa strano un po' parlarti, ok? Tutti insieme. C'è questo strumento ad arco che viene direttamente dalla Grecia e si è trovato solo in quella zona lì. In realtà lo strumento madre che ho qui stasera, ma per problemi tecnici non posso suonarlo, lo strumento madre di tutto quel mondo è la zampogna. È uno strumento incredibile che si connette molto bene con la vita. È il senso spirituale, antropologico, possiamo dire, umano, dei pastori e quindi di tutta la storia che era quella contadina, ovviamente, è rurale, è agricola, è in Calabria. Però a un certo punto inizio questa
questo passaggio dal rock alla musica tradizionale e non riesco più a uscire da, da tutto c'è questo. È stato un evento scatenante. No, in realtà è stato una lenta sperimentazione. Non seguo il suono, cioè nel senso non sono abbastanza lontano da tutto ciò che è filologico, a meno che non mi emozioni. Quindi se una cosa mi emoziona non mi chiedo tanto da dove viene, da, ecco perché ho iniziato con un gruppo armeno. Non capivo assolutamente nulla, anche se i testi alcuni erano in inglese, però in realtà poi ho scoperto che perché secondo me c'era un filo rosso, perché con quel suono lì in realtà questi armeni sono riusciti a toccare un qualcosa di primordiale che secondo me ognuno di noi ha, e questo tipo di musica, che è la musica tradizionale, di tradizione orale, secondo me ha dei elementi al proprio interno che sono di tutti. Certo. E il passaggio è stato questo, adesso continuo a suonare questa musica, però ovviamente siamo nel 2023, quindi mi guardo dietro per interesse e per ricerca, ma poi quando parlo cerco di parlare oggi, non ha senso secondo me parlare con una lingua di 50 anni fa. Questa cosa dell'elemento primordiale che hai detto secondo me è molto interessante, anche perché forse rientra anche un po' e si può rileggere un po' anche nel titolo del tuo disco, sì, che vedete qua, che poi trovate anche là se vi interessa. Il titolo è Evocazioni ed Invocazioni, no? Sì. Anche qua vorremmo chiederti di spiegarci magari un po' meglio cosa intendi, no? Anche alla luce di questo tuo percorso, sì, e di questa crescita interiore che hai avuto nell'abbracciare queste, nel passare da un genere a un altro, se vuoi, ma farlo in maniera così naturale e così spontanea, mi sembra, come lo racconti. Quindi sì, volevo capire bene cosa c'è di evocativo nel tuo disco, cosa pensi che ci sia di evocativo, okay, e cosa invece è più invocativo, se si può dire, sì, non so se è italiano. Allora, il titolo nasce, come tante cose belle, secondo me, dal caso. Quindi una persona che è stata la prima persona che mi ha detto, secondo me tu devi fare il musicista nella vita, e mi ha trafitto una lancia, perché non ci avevo mai pensato a questa cosa, però poi riguardando dietro la musica è stata sempre presente fin dall'inizio, mi ha dato un disco che si chiamava Evocazioni e Invocazioni. Il titolo mi piaceva tantissimo, avevo già delle idee su un lavoro, diciamo, di ricerca discografico, poi guardando su Google tutto ciò che usciva di Evocazioni e Invocazioni erano cose esoteriche, tipo sta roba così, e ho detto no, ok, non è quello il punto. Però dentro Evocazione e Invocazione c'è una parola che è la chiave, diciamo, di questo lavoro e che continua a essere la chiave del mio lavoro, che è la voce. Quindi è lo strumento che abbiamo tutti, lo strumento che ci accomuna, è l'unico strumento che riesce a emettere suoni e veicolare delle parole, e già questa cosa mi sembra bellissima. È uno strumento che non si vede, e questo mi interessa molto perché sono molto affascinato da tutto ciò che si intende per mistero. Quindi non solo le cose che tocchiamo, ormai siamo abituati ad essere super razionali, questa cosa esiste perché la tocco, la voce sì, sì, non la tocchiamo, però è forse una delle cose che ci accomuna di più. E da lì è nata l'idea di costruire questo album con due facce. Nella prima parte ci sono le invocazioni, quindi un contatto con qualcosa di misterioso, quindi i primi sono tutti santi, la chiave, diciamo, di questo lavoro, e che continua a essere la chiave del mio lavoro, che è la voce. Quindi è lo strumento che abbiamo tutti, lo strumento che ci accomuna, è l'unico strumento che riesce a emettere suoni e veicolare delle parole, e già questa cosa mi sembra bellissima. È uno strumento che non si vede, e questo mi interessa molto perché sono molto affascinato da tutto ciò che si intende per mistero. Quindi non solo le cose che tocchiamo, ormai siamo abituati ad essere super razionali, questa cosa esiste perché la tocco, la voce sì, sì, non la tocchiamo, però è forse una delle cose che ci accomuna di più. E da lì è nata l'idea di costruire questo album con due facce. Nella prima parte ci sono le invocazioni, quindi un contatto con qualcosa di misterioso, quindi i primi sono tutti santi, e non perché io sia cristiano, non c'ho nulla ovviamente contro i cristiani, anche se il mio disco è finito nella playlist di musica religiosa su internet. Spero che questo mi porti fortuna un giorno. Mi hanno anche chiamato al Festival Biblico, un festival bellissimo,
però diciamo non era un senso, in senso religioso, mi interessavano i santi perché i santi sono la rappresentazione popolare di un'emozione, quindi la Chiesa ha fatto una cosa molto furba e anche intelligente, ha trasformato quelle che prima erano delle dee o delle muse o qualsiasi altra, le ha chiamate Santa Rosalia, un'altra, non è una bestemmia, cioè è un po' così, alcuni santi sono stati trasformati in quella maniera, e quindi in realtà i primi cinque santi riflettono cinque riti, cinque emozioni diverse, quindi ci sono nove brani, e nove brani in quest'album si riferiscono a nove funzioni e a nove riti diversi, quindi a Sant'Andrea un canto sulla terra, Santa Rosalia uno scongiuro, San Rocco è protezione dalle epidemie, San Michele è, per chi non lo sapesse, è il santo protettore della Polizia di Stato e dell'Andrangheta insieme. Io quando ho scoperto sta cosa ho detto: oh, bellissimo, ci devo fare un pezzo per forza. Esatto. E queste sono le invocazioni. Invece, per quanto riguarda le evocazioni, diciamo non più un venire dentro, ma un esporsi. Mi sono un po' interessato a quello che era il contatto attraverso la voce tra esseri umani, quindi non cose spirituali e sacre. Quindi ci sono banalmente una ninna nanna, un canto di protesta, un canto dal carcere e un canto che chiude, diciamo, tutto il discorso sulla voce e sul canto. Certo. Prima hai detto un'altra cosa anche molto interessante secondo me, ovvero che sicuramente la tua musica ha uno sguardo verso il passato, è ben consapevole, mi sembra, del proprio presente, e ce lo hai raccontato, ma sicuramente guarda anche avanti, guarda, sì. Cioè si colloca, è consapevole di collocarsi in un momento storico preciso, in una sua contemporaneità, se così sì. Vogliamo dire. Che è un termine che abbiamo usato anche, no, nel sottotitolo, diciamo, di questa nostra puntata di Musica Stretta. E quindi volevo capire anche questo concetto di contemporaneità, come lo interpreti, che valore gli dai, consapevole di avere alla mano magari strumenti anche storici da un certo punto di vista, ma di fare una musica che comunque si colloca e ha un suo spazio oggi. E, in mezzo a mille produzioni musicali, come pensi che si possa collocare, cosa ti aspetti anche di poter fare con questa tua reinterpretazione, se vuoi, contemporanea di stili, alla luce anche della tua storia che comunque parte dal metal, dal rock e poi sì. Si muove e si trova qui oggi. Allora, se devo pensare a obiettivi lavorativi, discografici o di mercato, non ho assolutamente idea di cosa risponderti rispetto a questo, perché... E questo mi sembra che ti sia andata benissimo così fino ad ora, perché no, nel senso... il filo conduttore di quello che hai detto è anche la grande spontaneità con cui hai colto, secondo me, dei segnali. No, secondo me, diciamo, adesso si usa tanto la parola trend, no? Questo è un trend, non il mio. Cioè, in realtà la si chiama musica popolare, ma popolare non è. Cioè, io lo dico sempre ai colleghi che fanno questo tipo di musica, per piacere, non chiamiamola popolare, perché popolare è un termine ambiguo, vuol dire o del popolo o suonata dal popolo. È molto più popolare la trap o il rock o la musica indie, no? Cioè, se andiamo in una piazza qualsiasi, la gente balla, poi sopra, in generale dico, se facciamo un discorso italiano, no? Magari in alcuni posti effettivamente sono molto frequenti alcune musiche, per esempio penso soprattutto alla Sardegna o alla Calabria, però i tipi di musica conosciute molto spesso dalle persone sono la musica pop più che popolare, quindi la canzone, la forma canzone. Quindi da questo punto di vista non mi faccio delle domande e cerco sempre di fare un piacere a me stesso, quindi raccontare una cosa che voglio raccontare, perché se no non avrei mai, riflettendo sul mercato, non avrei mai fatto una scelta di cantare in dialetto calabrese, che neanche i calabresi capiscono quando canto, perché è una variante dell'Aspromonte, neanche mia madre capisce quando canto, mi dice: perché gridi quando canto?
Quindi non ho fatto quel tipo di pensiero. Dico che è un trend perché adesso la parola tradizione la leggiamo ovunque, dalla pubblicità delle macchine alla cucina, perché secondo me riflette un po', non voglio fare un discorso pesantissimo, però devo arrivarci, riflette un po' una crisi d'identità in un mondo globalizzato dove prendiamo spunti dagli Stati Uniti all'Australia, alla Cina e alla Russia, poi magari cresci in Aspromonte e ti rendi conto che quelle cose non ti appartengono. Cioè non è che il metal armeno a me non mi toccasse. Nel momento in cui però vado fuori e voglio parlare con le persone, certo, e gli parlo col metal armeno in inglese, mi guardano e mi dicono: ma che stai dicendo, no? Per tornare al discorso, per esempio, della lingua, la lingua per me non ha un senso a livello di significato, se no non canterei in dialetto, perché nessuno ovviamente capisce quello che dice, però la uso come filtro per non avere un filtro, per raccontare delle cose che io sento dentro, e anche se le parole non vengono percepite, però il suono va dritto. E la musica è geniale ed è commovente per questo motivo, perché abbatte qualsiasi barriera del linguaggio, quindi possiamo ascoltare un canto coreano o una sinfonia senza parole, però ci possiamo emozionare. E secondo me questo è l'unico elemento che io penso che sia contemporaneo, non è tanto il fatto che io utilizzo il Mac, certo, o la pedaliera, ma il fatto che questo suono può parlare al presente e lo fa. Lo fa. E allora direi che forse è il caso di ascoltarlo di nuovo questo suono e di darti di nuovo un po' di spazio, perché sicuramente questa chiacchierata ci può solo aver incuriosito ancora di più, quindi niente, tutto tuo. Grazie. È l'arpa e sogno davanti al mare, a scrivere e a pensare un mistero da vita e da natura, che mi impedisce di sapere cu sogno e onde vegno e che vien a fare in domuno. Ancora non sa ciò che è a carne, l'ossa, i vini, u sangue e i miliardi di cellule che nascono e morono e mi fanno cantare. Non sa ciò che è a voce, se resta spersa nell'aria onde portamo cull'anima, e se fu uomo, animale, diavolo o santo, chi ne dette prima e ne insegnò a parlare. E non saccio manco cu ficio cielo, onde pigliò i colura, u punzeddu, e se per stanchizza se scordò di disegnare i limiti. E non saccio manco con quali arte e mestiere petto in montagne, chi pedri, che cangiano forma e apparenza, tutti i voti che italiamo. Un mistero è poesia, è un più grande sogno, fa bella e ricca vita e dura di sempre. Ed è un più campo d'intra, felici di ci essere se sogno ca, all'arpa, davanti al mare, a scrivere e a pensare senza sapere perché io faccio, come fa fare, e se serve farlo. E a pensare che siamo 8 miliardi e siamo tutti diversi, diversi di gesta, di figura, di impronta e di immagine, diversa tagliata, o porgire o ricevere, o piangere e o cantare, l'amare e o disamare, nudo e nuda, ora e mai, fu ed è, di corpo e d'anima, copia uguale e precisa, di nautro e di nautra. Thank you.
sbagliato e il fuoco tangio tutto. Io sciambi lo tieni un olietto che ci sono e mo all'aria te fuiuta e la mano si è fermata. Tu dimmi lo tieni un tamburo che ci mina e mo all'occhio su scutati e le frati su potati. Delle radici viene frainteso. Giovanotti entra in crisi e sradica 54 pioppi in cerca delle sue. Politica, ponte sullo stretto. Il ministro delle infrastrutture ha dichiarato: il ponte sarà totalmente green. Utilizzeremo soltanto un materiale di recupero prendendo i pezzi che si staccano dalla Salerno e Reggio Calabria. Musicista alla ricerca delle proprie radici scopre di aver ereditato i brani dal suo tris nonno e prontamente multato dalla SIAE per 150 anni di diritti d'autore non pagati. Per
per la rubrica Motori e Società presentata la nuova auto per percussionisti con un sistema di freni a tamburo e assicurata la frenata assistita in caso di poliritmie. Creato inoltre il nuovo sistema ABS di assistenza batterista scoordinato. Skippare le parti non serie e ascoltare solo Davide, quelle cose per esempio che stasera non potete fare e che magari uno potrebbe legittimamente voler fare. Saggio consiglio. E niente, io tornerei un attimo serio, tornerei a Davide e ti lascerei ancora un paio di pezzi magari da farci ascoltare prima poi di vedere se l'ermeneuta dal divano ha un po' paura. Sì, ma che poi è più vicino, esatto. Te senti proprio la presenza sul divano. Emana un'aura di paura, in effetti. Poi il gatto, forse. Forse lo stregato, in effetti. O anche tutte e due le cose insieme, in effetti, ora che me le fai notare. Però vabbè, di nuovo facciamo un applauso. E de Dios
L'ignorante si fa pensare, l'ignorante non sa quanto vale la dignità dell'uomo, la ricchezza sta nella dignità dell'uomo, la ricchezza, la grande ricchezza dell'uomo è la cultura, l'interesse per la cultura, queste sono le ricchezze. Ventesimo e abbiamo perso la pappetta papina
grazie. E vi lascio con l'ultimo brano. Le cose che avete sentito prima, avete sentito il famoso A San Michele, anche quello che è suonato col tamburo. Il primo canto si chiamava A Sant'Andrea ed era un canto dedicato alla terra, alla creazione. Poi ho suonato con questo tubo di plastica che è stato riciclato, è una versione, diciamo, compostabile di uno strumento tradizionale che si chiama zumpettana. In Calabria si stacca un ramo di castagno e si suona, diciamo, se non ha buchi, senza niente, solo col fiato. La poesia invece che avete sentito è di un poeta incredibile di Bagheria che si chiama Ignazio Buttitta. Il canto che avete sentito adesso in realtà era una protesta che è stata fatta nel mio paese contro i fascisti per la tessera del pane, perché una signora aveva perso la tessera del pane e i fascisti non volevano dare più la tessera fascista, e quindi i fascisti non volevano più dare il pane alla famiglia. È scappata una protesta, mia madre me l'ha raccontata e io ho musicato, ho inscenato, diciamo, questa protesta con le voci del mio paese. In realtà sono quasi tutti i miei zii quelli che ho imitato prima. E invece adesso vi saluto con un canto. Se prima in dialetto si capiva, forse si capiva qualcosina? Sì. Ah, ok, perfetto. Adesso invece la speranza di capire si abbassa sempre di più, a meno che non ci sia un greco o una greca in sala. Perché dovete sapere che in Aspromonte sono rimasti, sono un po' come i panda, diciamo, sono pochissimi le persone che parlano greco. E in realtà, poi facendo una ricerca sulle mie origini, mi sono accorto, questa è una cosa abbastanza assurda, che io parlo ancora dialetto quando scendo giù, con la mia famiglia e con i miei amici, dico delle parole, ma non sapevo che fossero greche. L'ho scoperto dopo, con i libri. Quindi questo canto che state per sentire è un canto in grecanico, dall'Aspromonte. Aspromonte che purtroppo, lo dico magari per l'amico filosofo qui, che secondo me può essere interessante questa cosa. Pensate che gli aspromontani sono cresciuti pensando che Aspromonte significasse Monte Aspro. Pensate quanto può essere bello nascere in un posto e sapere che la montagna accanto è aspra. In realtà si è scoperto poi che aspro non veniva da asper, come avevano detto gli studiosi, quindi monte aspro, dal latino asper, ma veniva dal greco, che voleva dire da aspru, che voleva dire bianco, lucente, luminoso, quindi tutto un altro significato. Dall'Aspromonte vi lascio con questo canto che si chiama Traguda. Grazie, buona serata. Sinodia.
mia grutta da te la nambeo e ci può ma basso nevo tapudia e ci teno su un beno c'è strigao sortamu possa me ricia. Sperto ia tonto, smotter na pao. Taspiti na mucao sino dia. Taspiti na mucao sino dia. E ci può ma basso nevo da putia e ci teno su un bel noce strigao e ci teno su un bel noce strigao sortamo possa me agame bricia. Nella quale ci hai catapultati, ma mi hai fatto ragionare
sopra a un concetto, e penso che tu abbia scalfito la moralità, il moralismo che ruota intorno alla parola fedeltà, alla fede, no? Perché dico questo? Perché si parla spesso di fedeltà e di fede quando la fedeltà viene violata, quando viene tradita. E allora andiamo in prestito, no, della potente scienza dell'etimologia, no? Tu hai parlato della Spromonte, la sua etimologia. Andiamo a vedere qual è l'etimologia della parola tradizione. Pensate, deriva dalla stessa parola tradere, che poi è diventata anche tradire. All'interno di tradizione e tradire c'è lo stesso concetto, che è quello di consegnare, di dare. E perché questo mi ha risvegliato il termine della fedeltà? Perché essere fedeli, essere sottoposti alla moralità della fedeltà, significa in realtà obbedire a dei precetti, a qualcosa che ci è stato dato, senza andarlo a capire, senza andarlo a investigare. E invece noi, come, non so, intellettuali, come persone incamminate verso il percorso di umanizzazione, siamo persone che vogliamo capire, vogliamo scoprire. E quindi forse artisticamente, intellettualmente, la fedeltà diventa qualcosa che uccide, che appiattisce, no? E invece tu hai preso fuori la tradizione e l'hai resa viva, ma non sei venuto con tutta la tua orchestra del paese utilizzando solo i tuoi strumenti musicali. Cosa ci hai messo? Ci hai messo dei loop, dei suoni strani, un computer. Tu hai preso la tradizione e l'hai tradita. Non sei rimasto fedele. E allora, perché ho pensato, hai scalfito la moralità della fedeltà? Perché forse, scoprendo quanto dal tradimento può nascere bellezza, può esserci evoluzione, perché pensate un po', in natura la fedeltà non so quanto esista. In realtà l'evoluzione stessa è tradimento. Quando un messaggio dal DNA all'mRNA si modifica e succede qualcosa e poi dopo si ha una mutazione genetica e quindi da un errore, da uno sbaglio, da un tradimento salta fuori l'evoluzione. E quindi penso che la tradizione è viva non quando si è puramente fedeli ad essa, ma la tradizione è viva, è presente quando è fedele alla sua etimologia, cioè quando viene tradita. E quindi viene portata in mezzo a noi che la possiamo vivere. Perciò, quale insegnamento possiamo trarre? Siamo tutti un po' più clementi con i nostri tradimenti e le nostre infedeltà, perché da essi forse può nascere quella scintilla evolutiva che ci fa crescere e progredire nel nostro percorso di umanizzazione. Grazie.
Con Davide Ambrogio.